Ora, io sono contento che ci sia uno come Grillo, per esempio, che riesca a canalizzare il 10% di questo scontento generale. Quindi che ci sia un elemento come lui che sta comunque convogliando su una linea di ragioni che sta crescendo di consenso, questo è un fatto positivo. Perché lo consideri un qualunquista? No, perché è il contrario. Al suo posto, se non ci fosse lui, al suo posto o anche all'ultimo momento potrebbe spuntare qualche arruffapopolo del tipo da marcia su Roma, insomma. Mentre Grillo non lo consideri un arruffapopolo. No, io considero una persona che ammucchia ragioni e le spiega in maniera abbastanza chiara. Don Gallo è d'accordo? Tu sei di Genova, giusto perciò, se non altro, lo conosci insomma di persona. Chi è Nick? Grillo, insomma. Beppe. Ma Beppe è un mio fratello, mando i saluti perché è più che fratello. Il Beppe è l'unico al mondo, è riuscito lui. Quando si diceva che questa classe politica deve sparire, no? Beppe diceva no, lo sono già morti i partiti, no? Sono già Io morti. dicevo ma no, vedrai Beppe ha bisogno di Resusciterà. ossigeno, allora vedranno, hanno visto... Tangentopoli, allora i girotondini, la società civile che allora si alimenteranno, niente. A questo punto hanno dimostrato niente. Ti rendi conto quando gli dicono che è populista, che è l'antipolitica? L'antipolitica, ma non vorrai mica dire che i tre dell'Ave Maria fanno la politica per il bene No, comune. per carità, quello no. Io come ho gioito, per esempio, quando a un certo momento è stato un attimo che è riuscita a bloccare questa ondata malvagia, maledetta, bugiarda di Trapoli, la Valsusa. Come che piacere, tanto la giunta di centro-sinistra è caduta, perché non hanno il coraggio di affrontare, di ascoltare la gente. Riparte di lì, dal basso. È una crisi, e diremo, non solo politica, è una crisi di sistema. Siamo sfatti, siamo marci, ma ti rendi conto da tutte le parti. Quindi, poi dice, organizzate, studiate l'intelligenza, con l'intelligenza. Qui c'è bisogno veramente di un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modo di far cultura, cioè ricominciare. Adesso ho 84 anni, devo morire la democrazia, questi qui l'hanno uccisi, sono colpevoli tutti, altro che politica. Quindi questo senso proprio di riscoprire dei cammini nuovi. E quindi direi che questi movimenti ci danno ancora questa speranza. Il Beppe Grillo non diventerà mai il Beppe, come diceva Erika, un certo momento che diventa i fasci di combattimento. Non c'entriamo proprio all'animo democratico. Se non ora, quando? E allora Grillo è uno di quelli, se non ora, adesso addirittura comincia. Ho Hai capito. capito nel suo modo, di Perfetto. provocazione anche. Però poi c'è dei ragazzi che pensano. E allora i partiti, però, tanto i grillini hanno rinunciato a tutto l'assegno leader, i cosiddetti rimborsi. Non parliamo della lotta per l'acqua, non parliamo. E quindi, immagino fossi stato in questo movimento, saremmo veramente proprio con certo No, momento infatti, siamo una contenti che ci sia, palude. giusto? E per costruire una democrazia che in Italia non c'è più, te l'ho detto, sto vecchio che sta Vabbè, bisogna morendo. poi E riuscirci. allora bisogna L'intento è ricostruirla. sicuramente buono e Direi che è proprio condivisibile. un'occasione di una resistenza a un modo nuovo per me. Se ne basta uno in un consiglio regionale per seminare il panico e per fare da granellino di sabbia nell'ingranaggio del consociativismo, tu immagina se un deputato su sei, sarà di quel tipo di opposizione, no? Mentre l'opposizione della regina che abbiamo sempre visto sulle grandi cose si ritrova sempre d'accordo con il Chiarissimo. Marco, governo, aspetta sia che che... sia rappresentata dal Sì. centro-sinistra che dal centro-destra. Elementi dirompenti che arrivano da fuori e scardinano il gioco destra-sinistra ormai appassito, avvizzito, ammuffito, marcio. Siamo veramente caduti in basso, Dario. Ma però guarda la gente, guarda gli sguardi, sono cambiati gli sguardi. Mi sembra di essere tornati indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamola da parte, di certezza.
si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi, per favore! Fatelo voi! Ribaltate tutto, per favore! Si ricomincia da capo! Grazie, grazie! Ma da dove prende tutta sta forza, sto matto, ragazzi? Una forza incredibile! Non mollate, per favore! Non mollate!